Sistemi di esercizio. Che cosa sono i sistemi di esercizio? Rappresentano le modalità e l'insieme delle tecnologie necessarie ad organizzare e gestire in sicurezza l'esercizio ferroviario, sia nelle località di servizio per effettuare incroci, precedenze e manovre, che in linea per gestire la circolazione dei treni con l'ausilio dei sistemi di distanziamento. Ma partiamo dall'inizio. Quali sono questi sistemi e quando e perché sono nati? Come in tutti i settori produttivi e commerciali, anche in ferrovia si ha bisogno di avere una struttura organizzativa in grado di conseguire determinati obiettivi. Garantire la realizzazione della circolazione dei treni in sicurezza. Dimensionare la circolazione in modo da soddisfare la domanda del mercato senza eccedenze o carenze. Sfruttare le linee in modo da utilizzare tutta la loro potenzialità, garantendo la regolarità della circolazione. E naturalmente ottimizzare il tutto con la massima economicità. Sia per quello che riguarda le tecnologie e le apparecchiature, sia per quello che riguarda il personale, perché la gente costa. Non mi soffermerò sull'analisi del graduale ed incrementale svuotamento delle stazioni, né sul dibattito che riguarda la sostituzione dell'uomo con la tecnologia in favore di minori posti di lavoro e minori costi. No, non lo farò. Non è eticamente professionale prendere posizione in un dibattito che dura da un secolo e sul quale si sono sciorinate centinaia di tesi e discussioni. Il mondo cambia, la scienza avanza, la tecnologia, oltre a velocizzare processi, salva le vite. E se avete paura che tra qualche anno ci troveremo nel bel mezzo di un'apocalisse robot, non temete, ci avrà già pensato l'uomo a mettere la parola fine sulla nostra esistenza. Detto questo, è evidente che la regolarità della circolazione dei treni non deve essere intaccata dal risparmio, anche se gli obiettivi da conseguire, elencati poco fa, possono entrare non di rado in conflitto con il fatturato. Sì, perché sarebbe più facile mandare tutto avanti ad cazzum senza rispettare le regole e norme. Ognuno fa quel che gli pare e i treni si ammucchiano uno sull'altro. Ogni sistema che analizzeremo è utilizzato in relazione alle necessità e agli impianti di cui ogni linea è dotata. Infatti, ogni sistema di esercizio assicura una potenzialità di traffico nella linea. Un sistema di esercizio è quindi l'insieme di disposizioni organizzative per assicurare la circolazione dei treni e garantire il raggiungimento degli obiettivi elencati prima. Ma quali sono questi sistemi? Servizio a spola coincidono in pratica con gli omonimi regimi di circolazione. Se non vi ricordate che cosa sono, andate a ripassarli. È un modo di distanziare i treni, realizzato su linee semplice binario di limitata estensione, insomma, linee corte, piccole. La spola prevedeva ovviamente la circolazione di un solo treno alla volta, in servizio di vai e vieni da una stazione che ne regola la circolazione verso un'altra località, che solitamente coincideva con il termine della linea. Come nota aggiuntiva, per i più curiosi, se la composizione del treno era variabile, il regime veniva definito a spola promiscua. Così, tanto per, buttiamoci dentro qualcosa. Dirigenza unica, anch'essa coincide con l'omonimo regime di circolazione in cui da un posto centrale un dirigente unico esplica funzioni di dirigenza movimento su tutti gli impianti della linea tramite messaggi registrati su un protocollo telefonico con il personale dei treni e delle stazioni presenziate da aiutante movimento. Qualcuno in qualche video fa nei commenti scrisse la figura mistica dell'aiutante movimento. Esatto, questa figura mistica. Farò uno spin-off sulla dirigenza unica, che probabilmente vedremo io e mio fratello, ma va bene uguale. Dirigenza locale, per linea a medio traffico, in cui ciascuna stazione è presenziata da dirigente movimento o da agente di guardia. Ricordate che il dirigente movimento abilita la stazione. In particolare, presiedono ai compiti di sicurezza della circolazione, utilizzando di norma un apparato centrale che ne supporta le attività. Il DM per regolare la circolazione si interfaccia con gli altri regolatori della circolazione delle località limitrofe alla sua, e si serve dei regimi di circolazione propri della linea. Vedete, se non li sapete, dovete per forza andare a studiarli. Per forza. Dirigenza centrale, per linea medio intenso traffico, prevede un posto centrale, dal quale un operatore, il dirigente centrale appunto, correttamente informato in tempo reale circa la posizione di tutti i treni e altri dati sullo stato della linea, coordina i vari dirigenti movimento con soli fini legati alla regolarità ed all'esecuzione del programma di trasporto, anche in relazione all'utilizzo efficiente delle infrastrutture. Il DC non può intervenire in altri casi, se non per dare indicazioni. Esempio, se si ferma ad un segnale a via impedita guasto ed il
il dirigente movimento non ti risponde, la prescrizione per passarlo non può dartela il dirigente centrale, ok? Dirigenza da posto di comando DPC per una stazione impresenziata. Se non ricordate cosa significa impresenziata, disabilitata, presenziata, trovate tutto quanto su www.trellabrail.it. Dicevo, il DPC per una stazione impresenziata prevede il cosiddetto telecomando punto punto, comandato dal dirigente movimento della stazione limitrofa. Dirigente movimento o dirigente di posto centrale DPC in questo caso. Dirigenza centrale operativa per linee di varie caratteristiche, sia di traffico limitato che intenso, che estremamente intenso. Non così intenso, in cui si vuole realizzare un esercizio di elevata produttività. Il livello di automazione prevede un posto centrale dal quale è possibile telecomandare le varie stazioni impresenziate da parte di un dirigente centrale operativo, il DCO. Il DCO svolge da remoto funzioni di dirigenza movimento di tutti gli impianti della circolazione tramite apparati di varia tecnologia e generazione, quali sistema di controllo del traffico centralizzato, sistema di comando e controllo, apparato centrale computerizzato multistazione. Questi sistemi operano direttamente sugli apparati centrali della stazione, sui diversi sistemi di blocco relativi alla circolazione della linea. È opportuno ricordare questo, però facciamo una parentesi: il sistema in dirigenza unica è ormai quasi totalmente in disuso e quando vedrete probabilmente questo video lo sarà definitivamente. Questo perché? Perché lo sviluppo tecnologico della rete tende in generale all'automazione della gestione della circolazione tramite dirigenza centrale operativa e quindi tutti i vecchi sistemi sono fisiologicamente destinati prima o poi a diventare storia. Ma torniamo alla domanda: quando sono nati i sistemi di esercizio e perché si è resa necessaria la loro implementazione? Curiosi, eh?